Una buona serata a tutti i telespettatori, bentornati a una nuova puntata di Studio Robur, nel periodo forse più critico dell'intero movimento calcistico italiano, con l'Italia che non parteciperà al Mondiale di calcio dopo 60 anni. Anche la Robur conosce il suo momento no, con tre sconfitte in quattro partite nel giro di 2 settimane. Una Robur che perde così il primo posto e 7 punti a vantaggio del Livorno. All'Artemio Franchi, domenica un'altra sconfitta all'ultimo secondo contro il Pontedera, decide al 90 85esimo una rete di Mastrilli. Il Siena l'aveva anche raggiunta quella partita per ben 2 volte con le reti da parte dei subentrati Vassallo, prima momentaneo 1-1 e poi Cristiani per il 2-2, ma arriva un'altra beffa come con Livorno pochi giorni prima e un'altra volta il Siena che resta al palo, resta fermo in classifica. Parleremo nel corso di questa puntata di questa sconfitta contro il Pontedera, ci proietteremo poi anche avanti alla partita del 26 novembre contro l'Arezzo. Il Siena, come detto, farà un turno di stop, di riposo e quindi guarderà le altre squadre da spettatore. L'analizzeremo la partita del Pontedera in compagnia di due ospiti. Una buona serata al coordinatore dell'area sportiva della Robur, Davide Vaira. Buonasera. E una buona serata, anzi, un bentornato a Giacomo Luchini. Ciao Giuseppe, buonasera a tutti. Allora Davide, cominciamo da te con la partita col Pontedera. Cos'è successo? Il Siena in 2 settimane ha frenato. Però in classifica a livello di punti, perché la prestazione c'è sempre stata. Forse questo filo comune che unisce queste tre sconfitte è il fatto che intanto il Siena è sempre andata sotto. E poi c'è sempre stato quei 10-15 minuti di sbandamento. Col Pontedera rispetto alle altre è arrivato all'inizio. Con le due occasioni subito dopo il gol loro, però c'è sempre stata questa, diciamo, questi errori difensivi che nulla tolgono comunque al reparto che aveva ben fatto nella prima parte di campionato. Sì, un'analisi abbastanza corretta. Le prestazioni comunque, se analizziamo le tre sconfitte, la squadra le ha sempre fatte, perché comunque ha cercato sempre di imporre il proprio gioco. È chiaro che quando abbiamo subito il gol, c'è stato, come dici tu, un attimo di sbandamento in tutte e tre le partite. È successo anche a Pistoia, dopo che abbiamo preso il 2-1, per 5-6 minuti abbiamo perso un pochino le distanze. Credo che sia anche normale questo, cioè, non succede soltanto a noi, succede quando magari tu stai conducendo una partita o stai provando a fare la partita, perché anche l'altra sera col Pontedera avevamo iniziato praticamente in maniera identica a Pistoia. Abbiamo creato tre palle gol nei primi 4 minuti, 4 minuti e mezzo, non mi ricordo. Sembra il gol è Il arrivato al quinto. quinto, giusto? Sì, poi dopo il gol in effetti abbiamo un pochino perso le distanze, però io credo che sia anche un leggermente fisiologico questo, no? Perché i ragazzi sono persone in carne ed ossa, quindi non è che siamo robot. È chiaro che è una cosa che va migliorata, lo sappiamo, l'analizzeremo, la sosta probabilmente viene anche nel momento giusto, ci metteremo lì con molta tranquillità, cercando di migliorare queste cose, questi errori che si sono evidenziati in queste tre partite, però con molta serenità, molta tranquillità. Non vedo situazioni particolari, nel senso che se queste sconfitte fossero avvenute dopo prestazioni comunque negative, dove comunque la squadra non avrebbe dimostrato di fare quello che sa, allora magari un campanello d'allarme poteva accendersi, però non è successo, ecco. Giacomo, eppure era partito anche per il verso giusto questo turno di campionato. Il Siena aveva giocato in posticipo, quindi sapeva tutti i risultati. Erano tutti pareggi, quindi a parte il Lucchese che ha vinto con l'Alessandria. Quindi poteva essere un turno favorevole. Pisa e Livorno avevano pareggiato e invece, tra l'altro, un Pontedera che, insomma, senza il proprio capitano, anche se al Siena mancava Marotta, che aveva appena perso in casa per 3-0 col Cuneo, invece ci ha riservato questa brutta sorpresa. Sì, se non fossi stato allo stadio e mi avessero raccontato una partita del genere, sinceramente avrei stentato a crederci. Invece c'ero e purtroppo è tutto vero,
Partita strana perché il Siena ha iniziato bene, ha subito avuto un paio di ottime occasioni, soprattutto quella di Damian per passare in vantaggio, poi l'errore di Pane ha condizionato la partita, eppure la Robur ha avuto la forza per reagire, per pareggiare due volte. Il bilancio resta positivo, credo che a questo punto del campionato pochi di noi forse si sarebbero aspettati di vedere il Siena così in alto, comunque davanti a corazzate, partite con ben altre ambizioni, anche con un budget diverso, che stanno vivendo una fase molto difficile. Penso all'Alessandria, penso allo stesso Arezzo, che insomma comunque prossimo avversario della Robur, ha giocatori importanti. Nelle ultime sfide però sono emersi dei difetti che si sono ripetuti tutte le volte, quindi insomma, come è stato detto dal direttore ma anche da Michele Mignani in conferenza stampa, si dovrà lavorare su questi aspetti per migliorarli, anche su un po' sulla testa dei giocatori, perché abbiamo visto effettivamente un po' di sbandamento dopo il gol subito in tutte le partite. È successo con il Livorno, è successo anche a Pistoia in una gara letteralmente dominata nella quale il Siena poteva vincere, anzi meritava di vincere, con un parziale, con un passivo ben più ampio. È successo anche con il Pontedera. E poi, se la difesa si era dimostrata un punto di forza in tutta la prima parte della stagione della Robur, nelle ultime partite sono stati presi gol un po' fotocopia, spesso su palla inattiva e spesso a difesa schierata, quindi credo che anche su questo si dovrà riflettere e lavorare. Non so se la sosta arrivi o no al momento giusto, perché c'è anche chi preferisce giocare subito, come era successo a Pistoia, per riscattare magari il passo falso maturato con il Pontedera, però sono convinto che Mignani, lo conosciamo, lavorerà sulla testa e anche sugli automatismi della squadra per restituirci quella sicurezza e quella solidità che avevamo visto a inizio stagione. E lo ha detto anche Stefano Guberti a fine partita, che forse era meglio giocare subito, come è successo con la sconfitta con Livorno. Poi ce lo ascolteremo anche Stefano Guberti nel corso della puntata. Prima però andiamo a vedere tutte le occasioni di Siena-Pontedera con l'aiuto della regia, con Leonardo Vigni in regia. Eccole qui, l'ingresso in campo. Non c'è per la terza volta Marotta, ma tornerà con l'Arezzo, quindi conferma per Emmausso e Campagnacci davanti, con Guberti a supporto. E l'unica novità è Damian il primo minuto, con Vassallo inizialmente in panchina. Inizia bene la Robur, come detto prima anche da Davide, con il calcio d'angolo di Guberti, la sfiora d'Ambrosio, il pallone con una deviazione termina fuori di poco, poi sempre il Siena sulla sinistra, Iapichino, il cross in mezzo, Campagnacci anticipa tutti sul primo palo, il pallone però termina fuori, e poi l'occasione forse più clamorosa, Emmausso, il tocco per Damian, entra in area di rigore, il sinistro viene, su cui si oppone Contini con una grande parata. Gol sbagliato e gol subito, guardate come però il tiro dalla lunga distanza di Caponi, il capitano del Pontedera, che alla prima conclusione, alla prima sortita offensiva, passa in vantaggio dopo 5 minuti. Rivediamo qui, il tiro è di esterno destro, però non giustifica la soluzione di andare coi piedi da parte di Pasquale Pane. Il Siena sbanda e allora ecco un'altra occasione, sbaglia ancora Pane, il pallone arriva a Corsinelli, ha già segnato 3 reti in campionato, rischia di farne il quarto con questo grande tiro a giro che colpisce il palo esterno. Poi altra occasione dal fondo, il velo di Pesenti, la tocca a Pinzauti, arriva Gargiulo, Mario Gargiulo, che per poco non c'entra la porta. Il Siena piano piano però ritrova la partita, qui un cross dalla sinistra ancora di Iapichino, il pallone per Boulevardi, lo scarico indietro per Rondanini, stop col sinistro, il destro termina alto. Un Siena che tira molto ma pochissimo nella porta, qui Boulevardi, il tocco in mezzo, Damian si oppone alla difesa, poi in rovesciata serve Emmausso, che però è in posizione irregolare. E poi ancora dalla destra con il cross di Rondanini, l'errore di Borri, qui Emmausso non è tempestivo, calcia con un tiro cross che però sarebbe terminato comunque fuori, ancora Emmausso a spazio sulla tre quarti, finta il tiro, poi ci ripensa, la palla termina ancora una volta fuori. Il Siena che continua ad attaccare nel primo tempo con Guberti, che qui ignora Iapichino, poi rientra, entra in area di rigore, poi riesce a calciare col destro, si libera lo spazio, la deviazione, Emmausso non fa scendere abbastanza il pallone, che termina altissimo, poi Emmausso, intelligente tocco per Damian, il pallone in mezzo e Campagnacci per questione di attimi non riesce a trovarsi pronto. Il cross nel secondo tempo, qui Rondanini, il pallone termina alto, si gioca a senso unico, Iapichino, il cross in mezzo sul secondo palo, Emmausso non riesce a tenere il pallone in campo. E poi siamo al con Brumat, ne è entrato, Emmausso la gira, però para
bloccando la sfera Contini. Siamo al 64esimo, ecco il Vassallo che fa impazzire Calcagni e poi trova un grandissimo gol all'angolino. Come con l'Arzachena, il Siena recupera una partita da iniziale svantaggio con un gran gol alla Guberti. Tra l'altro Guberti aveva segnato la posizione simile. Riguardiamo qui il grande gesto tecnico da parte di Vassallo, ma neanche tre minuti il Siena spenge la luce ed ecco il gol del Pontera sul primo e unico calcio d'angolo degli ospiti, con Risaliti tutto solo, ingenuità qui di D'Ambrosio, il pallone termina sul corpo del difensore bianconero e poi è un assist involontario per Risaliti che realizza un gol facile facile. Poi il Siena ci riprova, Brumat, il pallone per Guberti, il tiro cross Contini in volo plastico si oppone, ancora Guberti sulla sinistra, il pallone in mezzo, Cristiani realizza il 2-2, anche lui subentrato, quindi i cambi hanno dato la svolta alla partita. Al 92esimo il Siena riesce a recuperare ancora una volta la partita. Rivediamo qui il gol di Cristiani, ma allo scadere, qui Sbraga non riesce ad allontanare, ma Strilli con un sinistro chirurgico beffa pane, beffa tutto il Siena, beffa tutto l'Artemio Franchi. Al 95esimo il gol da parte del Pontedera che decide la partita. Il Siena non riesce più a recuperare, non c'è più tempo, il rinvio da parte di Contini e allora arriva la terza sconfitta in casa di fila. Davide, abbiamo rivisto le immagini, aumenta ovviamente il rammarico vedendo gli highlights. Diciamo sono tre errori, poi le rivediamo anche con la regia, tre errori nelle occasioni dei gol del Pontedera, due individuali, uno collettivo, abbastanza ingenui, su cui effettivamente c'è poco da lavorare in questi casi, perché alla fine non sono errori tattici, che no, dici? Vabbè, intanto Sportube, io mi arrabbio ogni tanto perché non ha messo il 50% delle cose che abbiamo creato. Mi ricordo una di Guberti, il primo tempo, che ha saltato Capponi dal limite dell'area, ha calciato da solo fuori, non dà l'idea queste immagini secondo me di quella che è stata la partita, perché io l'ho rivista il giorno dopo, abbiamo battuto 14 calcio d'angoli, sì. E abbiamo, credo che tra il primo e il secondo tempo abbiamo fatto circa 34-35 cross. Un po' come l'Italia ieri sera. Bravo, diciamo. bravo. Ho visto, infatti me l'ha ricordata la partita, è vero. Questo per dire che comunque la partita l'abbiamo fatta. Gli errori, questo di Pasquale è un infortunio, non c'è poco da commentare. Cioè, Pasquale è un portiere super affidabile, tante altre volte ci ha salvato, quindi non vale nemmeno la pena secondo me soffermarci su questo, perché può succedere, è successo purtroppo in un momento dove era meglio non succedeva, però va bene, ci sta, lo accettiamo, avevamo tutto il tempo, c'erano 90 minuti per rimetterla in piedi, in effetti poi l'avevamo rimessa in piedi. Il secondo e il terzo fanno un pochino più arrabbiare, perché ecco qui l'unico angolo del Pontedera. Sì, sì, no, ma soprattutto guarda, io generalmente non è che analizzo il gol di per sé, analizzo come poi l'andiamo a prendere il gol, da come nasce, no? Questo calcio d'angolo qua praticamente nasce da una rimessa laterale del Pontedera, c'era un giocatore loro in inferiorità numerica, noi abbiamo avuto fretta, abbiamo buttato questa palla in calcio d'angolo e dovevamo fare meglio. Il terzo gol è assurdo, perché loro recuperano palla, vanno verso la bandierina per tenere palla, D'Ambrosio fa un contrasto, la palla va in fallo laterale, un giocatore del Pontedera va alla bandierina per tenere palla, poi cerca di calciare addosso a Gelli, Gelli si toglie per non dare calcio d'angolo e viene fuori questa cosa. Delle volte sono anche cose poi che vanno oltre, questo lo dicevamo anche con Michele a fine partita, bisogna anche accettarle determinate cose. È chiaro, ti ripeto, c'è da migliorare quelle situazioni che ci hanno portato poi a prendere il gol, perché quelle sono migliorabili. Una squadra, secondo me, come la nostra, deve imparare a leggere i momenti della partita. Ecco, questo lo dobbiamo migliorare, perché comunque hai rimesso in piedi una partita che sembrava stregata, con molta difficoltà. L'hai rimessa in piedi al 92esimo e basta, la partita probabilmente finisce 2-2, deve finire 2-2. Invece noi probabilmente ci ha fatto male, tra virgolette, anche vincere con l'Arzachena al 95esimo, con la Pro Piacenza al 92esimo,
Però ora è la seconda di fila che la perdiamo al 93-94 dopo Livorno. Dobbiamo capire che le partite vanno lette e vanno interpretate. Giacomo, una battuta velocissima prima della pubblicità. Diciamo che la sterzata è arrivata dalla panchina, perché i gol sono arrivati da subentrati Vassallo e Cristiani, quindi questo dimostra ancora la qualità della rosa, però in questo caso non è bastato. Sì, è vero, c'erano state anche un po' di perplessità sui cambi effettuati forse un po' troppo tardi contro Monza e contro Livorno. Questa volta credo che a mister Mignani non si possa imputare niente, ha cambiato subito e due giocatori subentrati sono andati in rete. Quindi cambi azzeccati, capacità ottima di leggere la partita. Sono d'accordo con quello che diceva il direttore, talvolta bisogna anche accontentarsi con due punti in più. La Robur a questo punto avrebbe tenuto il passo del Livorno, anche perché pareggiare con il Livorno automaticamente avrebbe visto i Labronici con due punti in meno in classifica. È chiaro che una squadra come il Siena, che contro la prima della classe non si accontenta del pareggio, si riversa in avanti e cerca di vincere la partita, da un punto di vista della mentalità fa piacere ai tifosi, almeno parlo personalmente, e l'occasione per vincerla, quella partita il Siena con il Mausso l'ha avuta. Però poi a un certo punto, soprattutto dopo il precedente con il Livorno contro il Pontedera, un pizzico di attenzione e di concentrazione in più ci sarebbe voluta, e speriamo davvero che l'epilogo di questa partita possa servire per il futuro, per evitare di commettere di nuovo errori simili. Allora facciamo una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo e ci ascoltiamo le dichiarazioni di mister Michele Mignani.